Il progetto In Action mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Lo scopo è di produrre conoscenza e consapevolezza sui temi energetici e di rendere gli studenti e le studentesse dell'Università di Bologna i protagonisti di un percorso di divulgazione e sensibilizzazione. Per questo abbiamo lavorato con un gruppo di 17 iscritti e iscritte al corso di laurea magistrale in architettura e chiesto loro di rispondere a una serie di domande sul tema trasversale dell'energia. Questi video resi pubblici sono il lascito del progetto In Action. Da e con gli studenti, per la città e il territorio. Il tema della povertà energetica racchiude tutte quelle persone che non possono permettersi l'acquisto dei beni primari e soprattutto dei servizi energetici. Ma cos'è effettivamente questa povertà energetica? È un fenomeno per cui una famiglia non riesce ad arrivare a fine mese a pagare la bolletta. C'è chi definisce il tema della povertà energetica, quindi dell'energia stessa, come un vero e proprio diritto umano, perché la persona non deve ridursi a scegliere se mangiare oppure illuminare la propria casa. E l'energia dovrebbe essere fruibile da tutti, dovrebbe essere un diritto per tutte le persone, non solo per chi può comprarla e quindi acquistarla.